Sindaco, sui luoghi del dolore, una città come Roma che è sorella dell'Aquila, un brutto effetto. Eh sì, la sensazione è ancora appunto quella di una città che non ha la strada giusta per tornare a vivere e quindi bisogna assolutamente, affrontata l'emergenza, passare a un lavoro duro e costante per far riprendere l'economia e la vita sociale di questa città. Bisogna dare speranza e concretezza. Una serie di iniziative a sostegno dell'Aquila, 250.000 euro per due progetti immediati, ma anche iniziative più sul lungo periodo. Il primo, la prima iniziativa di queste, guarda al rilancio del settore turistico. Io sono convinto che noi siamo in condizione da Roma di convogliare una parte del turismo, del turismo ambientale, del turismo sportivo, per la montagna, verso l'Aquila. Lo possiamo fare indirizzando tutte le varie associazioni che portano in vacanza i pensionati, gli studenti, e su questo faremo un accordo preciso con l'Aquila per fare in modo che questi flussi turistici arrivino già la prossima estate. C'è poi un altro progetto in particolare che guarda a una stazione sciistica un po' particolare. Sì, questa è un'idea del sindaco Cialente, lo Scodone, che è una, un luogo in cui si può fare sci tutto l'anno, anche d'estate. E non è stato realizzato ancora nessun impianto in Italia, c'era un progetto a Milano ma non è decollato. Se riusciamo a farlo qua, e ci sono tutte le condizioni perché ciò avvenga, serve un'attrazione turistica di carattere nazionale. Percezione del